se dobbiamo fare, vorrei invitarvi a fare un canto insieme, sapete come abbiamo cantato, però un canto magari qualcuno lo conosce, si chiama Gesù mi ama, conoscete? E allora sapete, io dico sempre anche la musica è una forma di preghiera e noi che siamo qui anche in questo ritiro e come abbiamo sentito tante belle cose, offriamo questo canto insieme per muoverci un po', no? Dobbiamo metterci a due e due, alzarci in piedi, poi dobbiamo chiedere due ballerine qua, tu, vabbè, se no ve le insegno io qua, e offriamo questo canto ringraziando il Signore per il suo amore, no? Dobbiamo fare così, tutti la manina in su, dove c'è Gesù, ma anche nel nostro cuore, Gesù mi ama, ok? Gesù mi ama. Poi quando sentirete l'alleluia dobbiamo fare alleluia, insieme, perciò dovete essere in due, va bene? Ce la fate, proviamo un attimo e vediamo se funziona, eh? Offriamo questo canto ringraziando Gesù per il suo amore, pronti? Gesù mi ama, 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 alleluia. Gesù mi ama, alleluia, Gesù mi ama, alleluia, Gesù mi ama, alleluia, Gesù mi ama, 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 alleluia, Gesù mi ama, alleluia, Gesù mi ama, alleluia, Gesù mi ama, alleluia, Gesù mi ama. Adesso ce lo diciamo, Gesù ti ama. Fermi. Gesù ti ama. Coraggio. Gesù ti ama, 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 Gesù ti ama. Gesù ti ama, alleluia, Gesù ti ama, alleluia, Gesù ti ama, alleluia, Gesù ti ama, Gesù ci 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 ama, alleluia, Gesù ci ama, alleluia, Gesù ci ama, alleluia, Gesù ci ama, alleluia, Gesù ci ama, 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 alleluia, Gesù ci ama, alleluia, Gesù ci ama, alleluia, Gesù ci ama, alleluia, Gesù ci ama, alleluia.
Penso che questo anche abbiamo sentito con Don Paolo Bello, no? C'eravate tutti noi per la prima sera già l'omelia, no? Quando capiamo che Gesù ci ama, no? Questo è il centro di tutto. Allora io non so per chi non mi conosce, io mi chiamo Roland, vengo da Bolzano, come tutti sapete dov'è? Io, Bolzano, mi dico sempre vicino a Palermo, vero? Non esattamente. Poi chi è che ci sta? È stato già a Medjugorje? Bene, ottimo. Allora, giochiamo in casa, vero? Però ecco, solo la testimonianza, appunto, proprio sentendo questo titolo, no? Era giusto il tempo, nel tempo dei segreti, no? E penso, no, anche a questo ritiro, noi che siamo qui collaboriamo, dico sempre, no? A questo progetto che la Madonna ha, e io ho avuto la grazia, no? Io sono qui. Grazie a persone che hanno pregato per me. Perciò c'è una grande speranza, Medjugorje è un grande dono, no? All'umanità in questo tempo, perché sapete, sono stato appena a Londra, settimana fa, fine settimana scorso, e allora girando il mondo, no? Per dire, ma anche da noi è così, no? Però non si vede più, Dio non esiste più. È la realtà, no? In mezzo a un mondo che c'è tutto, no? Ti presenta tutto, ti offre tutto. E noi ci siamo abituati, vero? E questo è il problema. Io mi ricordo ancora il viaggio rasante in tantissimi, vabbè, saranno 5, 6, 7 anni fa, non mi ricordo, con Padre Felice, che sono andato giù, mi hanno invitato. E sapete quello che mi ha colpito di più? È partendo da Milano, andando a Tel Aviv, Israele, comunque, è quello, no? È come uno specchio anche del mondo, no? Tutto quello che è lì. Però sapete la grande differenza che ho notato? Nel ritorno, no? Al ritorno a Milano, in Terra Santa, lì, la gente vive la fede. Attenzione, ognuno ha la sua, no? Diciamo almeno tutto quello che c'è. Però senti che è una popolazione, c'è una società che vive con il trascendente ancora. Torni a Milano, di questo non c'è più nulla, lo senti spiritualmente, no? E allora io dico, il grande dono di Medjugorje che è quello che riaccende quel fuoco, no? Della fede. E a me piace, no? Abbiamo sentito anche, no? Questo fatto, no? Che Medjugorje è una parrocchia che la Madonna ha scelto ed è un esempio, no? Anche per noi. E tante persone che ci vanno poi ascoltano l'invito della Madonna e così collaborano affinché tanti, no, in questo tempo dei segreti, perché la Madonna ha detto anche un messaggio, non mi ricordo benissimo, quando aveva detto una volta: nessuna sofferenza, nessun sacrificio mi è di troppo pur di salvarvi tutti, no? Anche la mia testimonianza vuole essere proprio un piccolo esempio, che capire anche la cosa importante, che la Madonna non è che pensa come pensiamo noi, no? Come spesso uno vuole una bella vita qua su questa terra, no? Uno pensa che questa è la cosa più importante e così via. La cosa più importante è che ci arriviamo in cielo. Sapete, uno dei bei messaggi, poi alla fine vi faccio quel canto che è scritto proprio in ringraziamento alla Mamma Celeste per quello che io ho sperimentato, anche mi ricordo che la Madonna ha detto in un messaggio: cari figli, desidero che siate felici su questa terra. È un giorno con me in paradiso, questo ce l'auguriamo, dico sempre, se non ci vediamo più qua tutti in paradiso, allora ci vuole questa preghiera, no? Anche questo invito. E poi la Madonna a Medjugorje è un po' incentrato su questo messaggio, sulla grazia. Io ho detto, no, anche in questi giorni che siamo qui, ma sapete che, ma ci rendiamo conto che siamo privilegiati, ci rendiamo conto, no? Di vivere la nostra fede qui in questo luogo, in questo ritiro, no? Abbiamo la grazia di vivere questo, l'adorazione, la preghiera, la parola che viene condivisa, no? Che ci nutre. Io dico, c'è l'anoressia spirituale in giro, eh? Anoressia spirituale, no? Cosa vuol dire? Che manca, no? Cioè, la pancia ce la riempiamo, no? Grazie a Dio, almeno sappiamo fare, no? Però manca la parola dentro. Allora una piccola riflessione su questo, per capire perché quando usciremo da qui, fondamentalmente, diciamo, è prevalente la prepotenza, no? La cattiveria, la lamentazione, no? Tutte queste cose qui perché sono nel mondo? Pensando una volta, ma se noi avessimo, almeno io, grazie a Dio, non ho mai avuto la disgrazia, no? Di soffrire la fame. Ci sono tanti nel mondo
che soffrono questo del traffico. Io almeno, ripeto, non l'ho mai conosciuto, però si sa che quando uno ha fame, no, perché si dice anche quello, è bello discutere con pancia piena attorno ai tavoli, no? Invece quando c'è la pancia, questo a livello fisico già, però attenzione, io dico sempre, no? Queste cose semplici aiutano sempre a capire anche a livello spirituale. C'è questa mancanza del cibo spirituale che è sbranano gli altri, no? Allora, i leoni affamati, no? È meglio non incontrare, perché diventa aggressivo, diventa violento, e allora capiamo perché la nostra società, no? In cui siamo è violenta. No? Non so se voi avete notato, guardate un po' le discussioni, no? Anche in televisione, a livello politico, tutto, mettete, oh, non c'è un dialogo, c'è un'aggressione, no? C'è un... Non si può più parlare serenamente, subito si accendono quell'odio, quella rancore, perché c'è questa mancanza, no? Anoressia spirituale. E noi abbiamo la grazia, no? Di vivere questo. E allora dico sempre, no? Partendo da questo, la Madonna dice, cari figli, aiutatemi, l'ha detto già Diego, io anch'io lo ricordo a Međugorje, ai pellegrini che vengono, quel messaggio, che appunto io ho sperimentato, no? E come tanti, se non ci sono persone che ci credono, ahimè, tanti forse non possono trovare il dono della conversione. Io dico sempre, specialmente i giovani, perché Madonna ha detto, cari figli, sono preoccupata per i giovani perché vivono una situazione difficile. E quando la Mamma Celeste appunto ha detto, cari figli, voi non siete coscienti. Allora, mamma lo sa, no? figlioli non sono coscienti, grazie a Dio almeno, perché... Mi noto anch'io spesso, no, non sono cosciente di tante cose, però la Madonna ha detto non siamo coscienti dell'importanza della nostra persona nel progetto di Dio. E infatti io penso, lei dice anche pregate per coloro che non hanno fatto l'esperienza dell'amore di Dio, perché è quello che cambia, è quello che ha cambiato il mio cuore. Io vorrei solo brevemente dirvi come è successo questo, no, e dare anche questa speranza che la preghiera veramente opera miracoli. E a volte c'è un altro messaggio che la Madonna ha dato a Međugorje che mi è rimasto sempre impresso, ed è difficile vivere ogni giorno, eh? Sono 4-5 parole, ma un programma di vita. La Madonna ha detto, cari figli, accettate tutto ciò che Dio permette nella vostra vita. Allora anche lì bisogna riflettere un attimo, riflettere, cosa vuol dire accettare? Vuol dire che non mi ribello. Non mi ribello, accetto questa situazione, accetto questo male, ma lo offro e lo accolgo. Questo l'ha fatto mia mamma. E voi sapete, io da adolescente, adesso non è che sono vecchio, però diciamo un po' più vecchio dell'adolescente, no? Ma mi ricordo perché capisco tanto quanto è difficile, no? Ma io a 12-13 anni ho fatto esperienza di ciò che io chiamo associazione a delinquere dei diavoli. Non so se avete mai sentito questo, praticamente vuol dire sono le cattive compagnie. Una cosa tremenda, quanti si perdono, io dico giovani, ma non solo giovani, si perdono in cattive compagnie, cioè quando si uniscono persone, no? E trovano la forza nel fare il male. Perché io mi ricordo da solo, non avrei mai trovato la droga, l'alcol. E la cosa più tremenda anche, no? Quel cercare, perché poi cercare, uno cerca, no? Come quell'espressione che a me piace, cercare la felicità nelle vie sbagliate. Andare a scuola è una rottura, i genitori sono dei rompiscatole, tutto è un non dà soddisfazione. Allora lo spirito del ribelle, no? Di Satana ti mette dentro, no? A ribellarti, fare altre cose. E sapete, io suono da piccolino la chitarra e la musica per me è stata un'altra droga insieme all'alcol. E voi sapete, è stato il dramma, è stato quello. Quando io ho fatto esperienza con questi compagni, no, dell'alcol e della droga, ho visto che quello mi trasformava, mi apriva in modo un po', no, che riuscivo ad uscire da me stesso, da questo macello, macigno che avevo dentro. E allora la musica, voi sapete, non è neutra,
trasmette qualcosa. Subito io mi sono aggrappato a quella musica heavy metal, sapete, questa musica satanica. Se voi andate a guardare, no, anche adesso su internet e così via, ha origine proprio diabolica, perché oltre a quello che esprime, no, questi personaggi musicisti erano i miei idoli. Io volevo diventare uno di questi qui. Perché? Perché ero convinto che questi sono felici. Si presentavano come gente felice. Quanti ho, pensate, no? Solo questo piccolo esempio, no? Anche, io dico sempre, non solo giovani, ma sono diventati schiavi, no? Di un esempio di vita, che poi alla fine non è che vuol dire che questo è felice, ma ero convinto. Allora questo ha plasmato la mia adolescenza, ed è un dramma. La mia testimonianza a volte non è detto, non è che vuol dire, oh, fate quel cavolo che volete, poi il Signore ci penserà. Perché sapete, è meglio evitare, come dico sempre, una bella preghiera che non ho più trovato sull'Immacolata, no? Diciamo, dove c'è una preghiera, no? Che veniamo preservati, no? dal peccato, perché le nefaste conseguenze, no? Irreparabili in un certo senso, no? Perché ti rimangono comunque, il Signore li trasforma, però è meglio di no, dico sempre, no? Io non so, voi conoscete il Cenacolo, vero? A Međugorje, tanti giovani che cascano in queste situazioni, ma sapete che tanti purtroppo non ce la fanno, non sono tutti. E allora questo è anche quel riferimento, no? L'importanza della preghiera, perché alla fine io ho capito personalmente, io ho avuto la grazia, no, di uscire da questo, perché c'era mia mamma che ha pregato. E sapete, è andata così, per sottolineare una cosa. Voi sapete che nel credo noi professiamo la comunione dei santi, che sarebbe l'opposto dell'associazione a delinquere dei diavoli, vero? Non so se vi capite, perché a me piace, perché io a volte funziona, no? Però sono un po' duretto, perché io Alto Adige c'è il legno duro, no? Diciamo, c'è buon legno, la testa un po' dura, capito? Però quando siamo insieme a volte facciamo cose che da soli non faremmo mai. Io ho notato questo specialmente in un ritiro o in un pellegrinaggio. Come ho detto anch'io, se tu trovi un giovane da solo, è uno. Se lo trovi in compagnia, un altro, no? Questo coso di branco, no? Così via. Ed è una realtà. Ora, la comunione dei santi è proprio questo bene, no? La virtù che viene trasmessa all'altro, no? L'ha fatto lui, l'altro lo fa, no? Sei tirato. E allora, io dico, mia mamma, in quel momento dove mi ha scoperto, no, la realtà di avere un figlio drogato in cattivissime ambienti, però non potevo più dire niente. Le parole non servono, non servivano più, perché naturalmente io ero convinto, pensate, no, che i miei genitori non mi vogliono bene. Io ero convinto di questo. Perché? Perché questi qua continuamente mi vogliono evitare le cose che a me piacciono. Però la grande fregatura è quella, mi sa che l'ha scritto Diego da qualche parte, mi è piaciuto, Satana vi vuole distruggere con ciò che vi offre, vero? Qualche parte l'avevi scritto, l'ho visto, qualcosa c'era, no? Infatti, perché è così? Perché la convinzione è che tutto quello che è possibile è anche lecito, e allora ti convincono questi miei genitori, non vogliono che io faccia questo, vedi che non vogliono che io sia felice, perché per me quello è la felicità. E allora la ribellione a questo, ho cominciato a vivere per strada con questi gruppi, suonare musica, lasciato le scuole, ho perso la mia adolescenza proprio, no? Non crescendo. E poi dico un'altra cosa, che è stata poi proprio la grazia, no? Ecco, della comunione, di tanto tempo che ha iniziato a ricostruire l'uomo interiore, perché oggi io penso che, come ero io, tanti possono crescere ma rimanere dentro piccoli, no? È un'espressione tremenda che a me piace, perché ci sono passato, sapete, crescere senza spina dorsale. Voi immaginate un uomo o una donna senza spina dorsale, cosa succede? Casca, no? E infatti questa spina dorsale è sono i valori, sono il senso dell'esistenza. E allora mia mamma si trova in questa situazione, e lì appunto dico sempre, sapete, anche nella fede bisogna parlare così, mia mamma provvidenzialmente ha trovato un gruppo di preghiere di Međugorje a Bolzano in quel tempo. Perché provvidenzialmente?
Sapete che tante persone rimangono vittime di maghi, cartomanti, robaccia varie che adesso c'è in giro di tutto e di più, ma sapete, spinti da quella sofferenza che non... Cioè, io dico, proprio inizialmente, e chi ha trovato mia mamma? E questi sono solo piccoli esempi perché siamo importanti, se noi cambiamo. È bello, bello. Non è facile, però cambiare anche l'espressione, come mia mamma, ha trovato in quel gruppo di preghiera persone aperte, che non pensano solo a loro stessi. Hanno iniziato a pregare come la Madonna ha chiesto, come lei ha detto, no? Tornate a casa e formate gruppi di preghiera, perché sono forti, ha detto la Madonna. E infatti lei lì ha trovato delle persone a cui ha potuto, si è sentita, no? Di affidare questa situazione molto, sapete, io non so come da voi, però quando è il figlio drogato, no? Una vergogna della società oggi. Oggi viviamo a un livello superficiale, una brava famiglia, tutto bene, no? Così, poi cosa ci sta dietro non si sa. E allora avere, no, questa apertura, e ha confidato il problema a questo gruppo e ha iniziato a pregare. E se, naturalmente è andata a Međugorje. Io dico sempre, no, lei ha risposto alla chiamata, anche, no? Per chi va a Međugorje, e la Madonna gli ha parlato. Ascolti, la mamma poi è sempre una persona particolare, lei cerca tutti i modi possibili, no, per trovare, e la Madonna gli ha dato questo compito di portarmi a Međugorje, no, la sentire un luogo di grazia, no? Io mi ricordo ancora bene, perché voi immaginate, no, questo adolescente, capelli lunghi, rocchettaro, sapete, la giacca jeans con le, no? Poi a parte, no, non c'era comunicabilità, no? Classico, no? Questa cosa. E poi una... E io dico, non è la disgrazia più grande, non sono magari, no, le cose esterne, ma il peccato mortale. Questo è un dramma, chiude, no? Oggi quando io ho capito che io ho vissuto per anni in peccato, se io fossi morto, dove sarei andato a finire? Però prendere questo, comunque, è una ferita aperta. Lui sguazza, non è che gli è permesso, come Gesù, molto gentile, sta, come dice nell'Apocalisse. Bisogna perciò proteggersi da questo. Però mia mamma torna a casa e parla con me, io non mi ricordo, e mi sono chiesto, ma dove ha preso sto coraggio? Viene a casa e dice, no, non devi andare a Međugorje, la Madonna parla. Era per me, non potevo sentirlo. Della fede, perché alla fine io dico sempre anche no, come anche nel Vangelo Gesù non parla mai, non discute mai sulla sofferenza. Cosa ha fatto lui? L'ha accolta ed è morto in croce. L'ha trasformata, perché la sofferenza è una conseguenza della nostra scelta, no? Originale di ribellarci a Dio. Ma Dio ha accettato questo e ha riparato. E allora lui non discute sulla sofferenza, ma lo sa. Perciò sapete, la mia situazione ha convertito mia famiglia. Perché loro hanno fatto pregare. E questo è il fatto, no? Perché se i giovani si perdono, è il problema dei genitori, non sempre tutto, eh. Io ho visto solo. Perché viviamo in un mondo dove non c'è più Dio. Io dico sempre, no? Io ho avuto la grazia che mia mamma ha pregato per me, ma oggi tanti giovani non hanno più le mamme, non ci sono più che pregano, che hanno ancora la fede. Sapete, apro una parentesi, mi è piaciuto a Međugorje. Tanti anni fa
al festival dei giovani, no? Arrivano tanta gente. Mi ricordo quella ragazza che era venuta a cantare e così ci siamo conosciuti insieme agli altri, poi siamo andati a bere qualche cosa. Quello che mi ha colpito, no? Che ci si conosce perché poi lì, no? È lo Spirito Santo, no? Che ci fa sentire subito amici, così. Poi questa ragazza incomincia a parlarmi del suo passato, no? Che arrivava da una famiglia disastrata. Ha visto come in America vivono, no? Che passano, no? Che non stanno mai fermi, no? Diciamo, spostarsi è normale, però ha vissuto sempre da sola, con quella famiglia divorziata, lei stessa, storie pazzesche, e ad un tratto mi dice, però mi ricordo che da piccola pregavo il rosario con mia nonna. E io dentro di me, che cavolo c'entra? Cavolo c'entra. Poi ho fatto capire, ma sapete che quel rosario, io credo questo, io credo, cielo si sa, ma quel rosario ha fatto sì che questa ragazza venisse a Medjugorje dopo tanti anni, perché è stata la forza di quella preghiera. Quanto è importante, no? Che uno non sa neanche, no? L'affetto che può avere, perché il rosario è un grande dono. E allora mia mamma cosa ha fatto? Ha portato a casa la statua della Madonna, che ancora oggi c'è lì. Quante volte l'ho vista pregare davanti a quella statua, no? Pregare, andare al gruppo di preghiera. E io cosa facevo? Continuavo a ingannarmi, vivere lontano da me stesso, perché è un dramma. Io dico sempre, no? Uno cerca la felicità, ma il diavolo, come la Madonna ha detto, cari figli, Satana vi vuole ingannare con le sue false luci. Oggi il mondo che dice, no? Ti propone, come ha detto a Mirko prima, ha detto, no, ma sì, oggi sembra che è importante che studi, diventi un ingegnere, devi avere il lavoro, no? Devi avere tutto a posto, diciamo a livello materiale, questo è importante. Poi sarai felice, vai in vacanza, c'hai la casa, c'hai le macchine, ti sposi, fai, no? Sapete questo classico standard così, o addirittura altre cose, se no non sei felice, si vive così. Però poi uno dice, puoi avere anche tutto questo, però sei felice. Cosa vuol dire felicità? Non di questo mondo, no? Io lo dico anche se essere sereno, avere la pace dentro. Ma io cercavo, sapete, la droga, poi uno casca lì, nella droga, nei divertimenti sono tutte fughe. Allora ho capito che ero diventato un maestro della fuga. Un dramma. Perché sapete, sfuggire, da che cosa? E allora vi faccio una piccola esempio, no? Per quanto è importante la musica. La Madonna me l'ha spiegato molto bene in Medjugorje, però sapete solo per questo, no? Sfuggire praticamente quello che non ti piace, quello che dà fastidio, no? Un po', se c'è un problema subito sfuggi. Allora, o fai con l'alcol, o fai con il peccato, o fai con quello che vuoi, no? È una fuga fondamentalmente, un tentativo di sfuggire da se stessi, ma non funziona. Però sapete il canto, Let It Be, lo conoscete, vero? Era un canto quello lì che io suonavo dopo la mia conversione, ancora a Medjugorje, sul popolo, no? E lo cantavo in mezzo alle decine del rosario, perché il canto dice: In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Capito? No, No. lo traduco. Nei momenti della sofferenza, tribolazione, Madre Maria viene a te e ti dice parole di sapienza, e ti dice lascia stare, stai tranquillo. Ma guarda, questo è successo a me, la Madonna, io ero pezzi, così dopo. E dice, no, è giusto canto, no? È bello quello anche perché io dico, perché è importante? Senso, ognuno, io dico sempre in senso molto, ognuno faccia quello che pensa di fare, però deve pregare ogni giorno. Perché anche se uno fa cose sbagliate, prima o poi lo Spirito Santo, la Madonna te lo farà capire. Sapete come mi ha fatto capire che quel canto non va bene? Perché c'è, fa parte di questa musica che Satana usa per fuorviare le menti e le coscienze. Uno dice, ma no, ma come? Perché oggi è così, no? Se uno dice così, ma no, ma perché lo dicevo anch'io, no? Però non ci credevo, no? Che quelli erano satanisti, che avevano altre cose dietro, no? Certo che la musica heavy metal con i testi e quella roba lì sopra non ho fatto tanta fatica a capirlo, però poi c'erano tutti questi canti, questa paletta di canti, con i grandi Pink
Floyd, sapete, Pink Floyd, non so che gli dice, no, quello, c'è quel accanto a un'altra breccia nel muro, che canta praticamente gli insegnanti, no? Ah, per me piaceva, naturalmente, no, questo perché a scuola rompe le scatole, ma è giusto uno spirito dentro. Poi non per niente poi faccio adesso questa dell'animazione, del canto, perché ho capito il dono che Dio ha dato, no? Che uno può usare male. Io anche attraverso questo grande guarigione nel cuore, io stesso, no? Davanti a Gesù. Però stavo dicendo quello di suonavo sto canto, viene una persona e mi dice, prova, non cantare sto canto, come no? Dico quello come vi ho detto io, ma guarda, ti parlo di Madonna, momenti della sofferenza, la Madonna viene, ti dice, guarda, no, no, John Lennon, poi Paul McCartney, almeno gli autori, no, è quelli che cantano, l'autore fondamentale che nasce lì, non intende mica la Madonna, come non intende, intende la marijuana. Cos'è il messaggio del canto? Attenzione, no? Ridendo, scherzando, quello è stato il dramma della mia adolescenza. Perché il messaggio è proprio quello lì. Quando hai un problema, lascia stare, non affrontarlo, fatti una canna, drogati, fai quello che vuoi e lascia stare. Capite il messaggio? Quello che io con cui sono cresciuto è del dramma e la disgrazia più grande per un essere umano. Perché? Perché per crescere uno deve, no, fare sacrificio. Io penso, no, questa è la lezione, questa è vita, non è che è un cristianesimo, questa è vita. Cioè per crescere devi far fatica, no? Perché anche se vuoi costruire una casa dovrai iniziare a sudare, però cosa ti dà la speranza? Che un giorno c'è la tua casa, però la casa non casca dal cielo, no? Devi fare, perciò anche le cose più piccole. E io non capivo queste cose che però mi influenzavano, no? Insieme a quel modo di vivere, anche questa musica lì, e l'ho proprio portato avanti. Però ecco lì la forza della preghiera, no? Anche se uno era impostato, e questo vi dico, i miracoli più grandi che Dio opera, è la conversione della testa. Io dico sempre, ma chi è che è capace a trasformare la testa, no? Delle convinzioni che uno ha. Solo Dio può fare questo, infatti lo dice lo Spirito Santo, no? Però ha bisogno di questo aiuto, quelle preghiere, quelle insistenze, no? Mia mamma, non so come ha fatto, e lì dico sempre anche, no? Per un aiuto in tutte le situazioni, è lo Spirito Santo. La Madonna ha detto, cari figli, pregate lo Spirito Santo affinché vi ispiri come aiutare l'altro. Perché vi faccio un piccolo esempio. Sapete, aiutare una persona, un'altra persona, non è così facile. Non ci sono cliché, uno vorrebbe questo, no? Se quello ha il problema della droga, deve dirgli questo, deve fare così. Chi è che l'ha detto questo? Ah, è il Don Paolo, no? Non è quello della preghiera, no? Quando avete sentito, no? Devi farla così, girarti attorno, simpatica, no? Così funziona la preghiera. No, perché siamo misteri a noi stessi, solo Dio sa questo. Come aiutare l'altro? Sapete, una volta, a volte il silenzio che tu fai verso quella persona che tu vuoi aiutare, può essere l'unico aiuto. A volte il silenzio però può essere non buono, perché l'altro si può sentire non amato, perché la cosa importante è trasmettere questo amore di Dio, no? Che uno vuole il vero bene, non voglio farti come voglio io, questa è un'altra tentazione, no? Anche il volere il bene, però il vero bene. E allora a volte il silenzio non è buono, a volte il parlare non è buono, che facciamo? Lo Spirito Santo dice, io non so, mia mamma è riuscita a rompermi le scatole, no? Perché non so come hai fatto, un giorno però mi hanno fregato, questo io dico sempre, no? Loro andavano al gruppo di preghiera, pregavo, io facevo la mia vita di quel genere che vi ho accennato, naturalmente con un dramma terribile, ogni sera ero fuori di testa in qualche modo. La cosa più brutta è risvegliarsi la mattina, sobri, all'inferno. Cioè, il peso schiacciante dell'esistenza che tu non sai affrontare. Questo è il frutto, no? Non affrontare il peso, mancare il senso. E sapete il diavolo, quella tattica,
il non senso ti può portare anche al suicidio, perché non ha più senso, no? Le cose che ci sono. E allora mia mamma, pregando ogni tanto, mi diceva: vai a Medjugorje, eravamo andati in quel paese. Però un giorno mia mamma si è slitta, no? Dopo un bel po' di tempo, sempre perché io peggioravo di giorno in giorno, è andata a parlare, si è aperta ancora di più all'organizzatrice di quel gruppo di preghiera e dei pellegrinaggi, e gli ha raccontato la sua esperienza che lei ha avuto a Medjugorje. E gli ha detto: guarda, io sono, a parte che ero già famoso come caso disperato, e dico sempre, no? A casa mia ho trovato un'immagine che ancora in quegli anni, mi ricordo, mi aveva colpito, ed era quel santo con la fiammella in testa. Conoscete chi è? Sapete chi è? San Giuda Taddeo, no? E la Chiesa è elevato come un altro patrono dei casi disperati. Lo sapevate, insieme a Santa Rita e Pietro, però San Giuda Taddeo, no? Però dico anche queste le medagliette miracolose. Chissà dove me le ha inficcate da mia mamma, no? Dappertutto, no? Così. Dico questo perché secondo me è importante la fede, è la fiducia, non è una magia. No. Non è magia questo, è fede che io pongo nella Madre di Dio, nell'intercessione dei santi. Allora cosa è successo? Che va a dire: ho sentito questo, guarda, la Madonna, io ho sentito, devo portarlo a Medjugorje, ma questo non vuole sapere niente, non so che fine fa. E allora, siccome andavo ogni mese a Medjugorje, parlo degli anni metà, anni 80, e ogni mese partiva un pullman da Bolzano. E allora gli ha detto: devo ripartire in alcuni giorni, e mi sono liberati da alcuni posti. Vai a dirgli che è gratis, vediamo se viene, no? E mia mamma prende questa scusa, no? Almeno dicevo: vai a Medjugorje, però se gli dico che è gratis, vediamo cosa fa, no? E infatti l'ennesima volta mi dice: oh, non vai a Medjugorje, io già mi volevo incigliare, come dicono, perché poi potete immaginare il rapporto, no? Io ironizzo su una situazione molto, no, pesante, di sofferenza. E mi dice: devi andare a Medjugorje? Io ho detto: no, non ci vado, lasciami stare, devi andarci gratis. Quando ho detto era gratis, dentro di me ho detto, proprio ho percepito questo, ma ho fregato, sti qua. E allora oggi capisco, no, che quella comunione dei santi, no, che lo, mi dava, c'era il fastidio, no, di mia mamma, mi dava fastidio, no, sta roba. Vedo la forza della preghiera, nonostante che ero veramente fuori. Però ho detto: ma ho fregato, mo ci penso io, adesso ci vado, faccio questo viaggetto, vado a sto Medjugorje, torno e non voglio fare niente. Immaginate, mi ricordo ancora oggi, come dico sempre, quel pullman dorato, su quella piazza, pullman, 50 pellegrini, io unico giovane, immaginate così com'ero. Decide, cosa faccio io? Scappa via, no, è scappato, ma non potevo. Allora parte questo pullman, 16 ore di viaggio, rosario, aspetta, pellegrinaggio, che sono quasi morto. Aspetta, il viaggio. Vabbè, arriviamo lì, Medjugorje, cos'è sto postaccio? Immagina tutta questa cosa, postaccio, non c'è niente, qua non c'è niente, non c'è niente. Mi ricordo che c'erano ancora le casette, sapete, adoggiate, non in tutti gli alberghi che ci sono adesso, un po' di casette. Arrivato lì, l'unica cosa interessante, piantagioni di tabacco, mi è rimasta fantastica. Comunque, l'unica cosa interessante, erano 2 giorni e mezzo di pellegrinaggio, non sono andato né in chiesa, né niente, aspettavo solo lì che sto pullman tornasse. Perché dico questo episodio, la prima volta di Medjugorje? Perché uno poteva veramente dire a livello umano, perché io ho fatto come pensavo io, sono poi tornato a casa e ho continuato peggio di prima. Puoi immaginare, no, mio papà e quelli che pregavano, adesso va a Medjugorje, torna, cambia qualcosa, sicuramente cambia qualcosa, niente, niente. Cambia niente. Loro hanno continuato a pregare. Oggi posso sempre dire, lo dico sempre, quel viaggio è stata la mia. Perché io ora ho continuato a trovare finché mi sono disperato. E c'era un chitarrista heavy metal di un gruppo svizzero,
io non conoscevo personalmente, no, questi personaggi, no, tanti non conosco. Volevo essere come quello lì, no, suonare, fare, perché questo si diverte, gira. Il mondo, no, io come ero conciato non riuscivo a fare una riflessione normale, ma se io sono convinto che quello è felice e c'è tutto, come mai ha fatto questa brutta fine? Ma sapete che quel, io lo dico perché poi ho capito che quella musica, e non solo, ci sono tante, ci sono episodi, magari Diego sa anche di più di questi fatti. Io mi ricordo a Bolzano, dopo un concerto di Black Sabbath, uno di questi gruppi, il giovane è andato fuori di testa. Malattie che escono fuori, ma tu non darai mai a quel concerto, no, la conseguenza, perché no, non si capisce. Addirittura altri che si sono tolti la vita, no, dopo certi episodi, ma non si riesce, se uno non ha lo Spirito Santo, perché c'è una Madonna che ci ama e vuole che non rimaniamo ingannati, no, con la preghiera uno capisce questo. E il fatto che mi ha trasmesso questo spirito, no, che io... Un giorno, me lo ricordo ancora, camminavo su quella consueta piazza, i miei giri, l'osche che avevo, era tutto dentro, e ho detto dentro di me, se questo se non cambia qualcosa entro breve, io la faccio finire. Io avevo detto dentro, poi vive il mio, che ero creato io. Pensate, solo Dio sapeva questo. Dio sapeva questo. E io, pochi giorni, le stesse persone che mi hanno invitato a Međugorje mi hanno rinviato e io sono andato. Non chiedete, però io so oggi, no? Sapete, la preghiera ha sempre un effetto. La Madonna aveva toccato il mio cuore, ma ha aspettato, dovuto aspettare che io toccassi il fondo, no? Il fondo. Ma quello che mi ha salvato è stato l'amore di tante persone che hanno pregato per me, a partire da mia mamma. Perciò io dico sempre, stiamo in pace, no? In tutte le situazioni, ma la preghiera è quello che è la garanzia. Non serve, dove è andato Roberto? Sparito. Non servono le assicurazioni, eh? Le assicurazioni, vabbè. Comunque, non serve la più grande assicurazione, io dico sempre che io ho avuto poi dopo la grazia, la più grande assicurazione, sapete qual è? È la consacrazione al cuore immacolato. Questo è uno stato, uno dei primi frutti dopo Međugorje, che io mi sono consacrato con i 33 giorni di preparazione. È veramente una grazia, no? Comunque, tornato a Međugorje, sapete, quelle preghiere hanno avuto l'effetto e lì è successo quella mia, io dico sempre, l'inizio. Non ho fatto il canto per rispetto di Don Paolo, non si va in cielo, sapete? Che l'ultima staffetta dice, si va in cielo prima di me. Fai un buchino e tira su anche me. No, come dico sempre, buchino. È questo, no? Questo buchino aperto, almeno chi va dei tanti fa un'esperienza di quella luce, no? Che passa attraverso questo grande dono di misericordia, no? Dei luoghi di Međugorje. Ma il Signore vuole che sia anche a livello orizzontale, che siamo i nostri cuori, no? Io dico sempre, lì ho fatto l'esperienza dell'amore di Dio, dell'opposto di quella disperazione. Come è successo? Quello, a pezzi com'ero, andavo sempre con la mia droga dietro, non potevo stare un attimo solo, mi ricordo quei viaggi che io facevo, arrivato a Međugorje, aspetta, in un viaggio, io l'ho scritto nella mia testimonianza un po' più estesa, no? Ma mi ricordo ancora che a metà strada, a mezzanotte, a luna di notte, sulla dogana in Austria, io volevo andare a fumarmi la canna, sapete, perché quello era normale, non fumavo più sigarette ma solo canne, no? Diciamo, era normale. Io avevo preparato tutta la cosa, no, me l'avevo portato dietro, io scendo da quel pullman, che sono 2 ore e mezzo da Bolzano, ma non c'era più, sparito. In quel momento io dentro di me esploso qualche cosa, mi sono disperato, era luna di notte, do mezzanotte, luna di notte, ero in un posto sperduto della valle all'inizio dell'Austria, io volevo tornare a casa, non c'era possibilità, non c'era treno, non c'era niente, se no sarei andato, no? Il Signore sa come fare. Sapete cosa è successo? Io mi ricordo che andai lì, in quel pellegrinaggio, arrivai.
arrivato a Međugorje, non avendo questa cosa, subito mi sono ubriacato. Subito. E questo è stato lì. Quando sembra Međugorje, Madonna, arrivato lì, con la pazienza di una mamma, no? Fatto andare fuori di testa, così poi iniziava lì, liberato, droga, alcol, no? La prima volta però che sono arrivato lì, io ero messo in questa condizione. Ho sentito sotto quel cielo una pace profonda nel cuore. Quella cosa che io fondamentalmente cercavo, mentre no, in tutti gli anni della mia adolescenza. E questo io lo dico ancora oggi, quante ferite che solo Gesù può guarire, io dico sempre. Perché c'è tanta sofferenza, no? Anche nei cuori. Perché solo Gesù può guarire queste ferite del peccato. Io ero schiavo. Se non avevo quello lì, sei fuori. Se non fai quello lì, sei fuori. Sempre anche proprio istigato da quello che mi circondava ad essere qualcuno che non ero. Arrivato a Međugorje, una voce mi diceva: Roland, ti amo così come sei. Non come tu vuoi essere. Non come gli altri vogliono che tu sia bravo bambino. Anche con tutta la buona volontà, ma anche può essere, no? Deve essere bravo, deve essere bravo a scuola, sono un disastro. E questa voce che mi diceva questo, sapete la mia reazione com'era nel mio mondo, e ripeto, sempre chiuso? No, possibile. È impossibile che qualcuno mi può voler bene così come sono io. E così sono rimasto. Allora dico, perché siamo importanti noi? Chi mi ha aiutato, no, a completare questo inizio, lo dico sempre l'inizio, dell'amore di Dio, sono stati i pellegrini, sono state le persone che erano con me. E uno dei segni più forti dell'amore di Dio, sapete qual è stato? Quando ho visto che quelle persone che erano con me mi volevano bene, mi facevano del bene, senza interesse. Io non conoscevo questa realtà, perché nel mondo in cui ero io, specialmente in quelle cattive compagnie, così uno sfrutta l'altro finché mi sei utile, poi calcio nel sedere. Ma anche il mondo è così, eh? Oggi la vita costa, no? Non c'è più il valore dell'esistenza, no? Della vita, ma è il costo, no? Più uno ha, più puoi vivere, no? E sapete, apro lì la parentesi di Padre Max, non so per chi lo conosce, un nostro carissimo amico sacerdote. Lui andò in Giamaica per 7 anni come sacerdote ad aprire una comunità seconda metà degli anni 90, se non sbaglio. Io per provvidenzialmente l'ho incontrato a Bolzano e mi diede questa testimonianza. Ma sai, andando in Giamaica, che è dall'altra parte, tutto un altro mondo, no, del nostro, sono poveri, modo diverso di vivere, non sanno di cosa vivono domani, così via. Però lui dice: io sono rimasto colpito positivamente, proprio esterefatto dalla gioia e dalla serenità che questa gente ha lì. Specialmente tutti i bambini, tanti bambini, no? Tutti felici, contenti. E allora lui diceva: questi mi testimoniavano la gioia di vivere. La gioia di vivere. Pensate, noi dobbiamo farci questo piccolo esame di coscienza, no? Ma siamo contenti di vivere. A volte no, può sfuggire questo. Loro non hanno niente, però sono felici tutti. Poi diceva: tornava a Milano, no? Cioè, così via, c'è tutto, no? Tutti. Allora io dico, la materialità, i soldi non rendono felici, sono buoni, come ho sentito, è utile, tutto quanto, ma non sono quelle che rendono felici. Allora io dico, sembra, perché se fosse vero, più grande la macchina, più felice devi essere. Invece è l'opposto, più grande la macchina, più arrabbiati sono, vero? Fascino, oggi frega, no? Anche noi, io almeno me, no? Lì è iniziato quel lungo cammino, no? Sintetizzare, no? È stato il dono che ho avuto, e questo ringrazio sempre la Mamma Celeste.
da quel mondo che vedevo. E mi ha fatto fare questa piccola riflessione. Ma se lui mi ha creato, vuol dire che sa un so tutto io, no? Faccio io. E questo, no? Che faremo tra poco quel canto, no? Del figlio prodigo che dice volevo far tutto da solo, no? E questa grande disgrazia è stato quando ho avuto io però personalmente la grazia di dirmi decidermi per Dio vuol dire decidermi a pregare ogni giorno. E ho avuto la grazia in quel giorno che mi ero detto non andrò più a dormire senza aver pregato un rosario. Questo rosario mi ha portato fino ad oggi. Sapete, è vero questa, no? La preghiera proprio ha questa forza, perché la Madonna dice, voi cari figli solo pregate, 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 il resto ci penso io, ed è vero. Perché ho incontrato, no? Pregando le persone di cui avevo bisogno, no? Per ricostruire l'uomo interiore. Vi dico solo una cosa della comunità che sono stato per fino a 3 anni fa, adesso faccio appunto... l'animatoria in parrocchia, come volontario appoggiato alla parrocchia. Prima sono stato dai figli del Divino Amore per tanto tempo e mi ricordo ancora quanto è stato utile e necessario anche quel tempo. Io non avevo il letto a casa mia, no? Sono cresciuto così. Non ho mai fatto niente di ordinario, no? Di cose della vita. Avevo tempo, no? Cose. Io mi ricordo ancora oggi, sapete, questo io dico, la comunione dei santi, quanto è importante, perché da solo non avrei mai fatto, non avrei mai scoperto questa cosa. Io mi ricordo che in comunità si doveva lavare i piatti. Avete mai fatto voi? Sì, normale. Però lì c'era una condizione un po' particolare, che mi ricordo benissimo, casetta piccolissima, 25-30 persone, no? Comunità, eccetera, eccetera, e poi c'era il turno per lavare i piatti. Toccava a me quel giorno, toccava a me, no? Lavare, sapete, 30 piatti. E poi non c'era una stoviglia, si faceva a mano, lavello piccolino, tutto, no? Tutto un sacrificio. Poi io posso dire, mi ricordo ancora, io andavo in depressione. Mi diceva, è meglio non mangiare. Andavo lì con un magone lì dentro, no? E non potevo non andarci, no? C'è stata questa grazia, perché io non avevo veramente, sto male, tutte le sante ragioni. Ho avuto questo, no, l'amore, no, e cerco di farlo. E io vi dico, sì, avevo fatto 1 ora e mezza, no? Però io dico, ancora oggi me lo ricordo. Questo lavoro, avevo una pace dentro. Attenzione, a me piace, no? Perché la gioia fa parte, no? La pace fa parte. Città, no? Quella pace, ma era soddisfazione, come un cibo soddisfacente, no? E mi è venuto, no, questo, ho fatto esperienza di quello che non conoscevo io, del senso, no? Ho riacquistato il senso del dovere compiuto. Per me non c'erano doveri, tutti i diritti, devi solo fare tutto il dovere. E questo per me è stato, no, scoprire cos'è la vita. Pensate, questo piccolo esempio, no, di tante, tante cose, io penso che, guardate, c'è tanto da fare, tanto da lavorare, perché io dico anche, ci si perde, no? Se il benessere, come è stato per me, ti permette di perdere tempo nelle cavolate, diciamo, no? Sono quelle lì, e allora poi un dramma, perché tornare indietro a fare questo solo, no, è stata quella provvidenza che ho avuto, allora tutto sintetizzato nella preghiera. E poi anche naturalmente la musica consacrata alla Mamma Celeste si è sviluppato questo, voi siete stati a Međugorje, io animo lì, la 2 sono a Međugorje, si è sviluppato questo. Vedete, in qualche modo si è realizzato quello che io comunque avevo il desiderio quando ero adolescente, volevo essere un chitarrista heavy metal mondiale, no? Sapete, che giro il mondo, sapete? Però quella leggera, beh, sempre, se no andiamo in Corea, negli Stati Uniti e poi in Europa, così per portare, no, l'animazione. Aiutare le persone del bello, no? Usare anche la musica, l'arte, come sarebbe bello, no? Come possono essere tanti giovani che hanno tanti doni, ma li usano per le cavolate, no? O per se stesse, poi
no? Rimane lì, invece usate per il Signore, per fare cose belle per il Signore, no? Anche. E allora dobbiamo fare, mi voglio ricordare oggi, c'è la nostra cara Suor Kerstin, sapete? Oggi è una comunità che noi conosciamo, Simona anche la conosce, e oggi adesso in questo momento in Austria sta dando i voti perpetui in una comunità, no? Che è nata a Medjugorje, e anche lei, questa ragazza, ha una bellissima testimonianza. Sa, tu l'avevi scritta, vero Simona? L'avevi scritta? No, non ancora, però una bella testimonianza di conversione, no? I frutti di Medjugorje, quel fuoco che è acceso, no? Perché si possa riprendere e poi dare speranza a tante situazioni. Io dico, ecco, quel fatto, mia mamma ha avuto questa grazia, non da sola, uno non ce la fa da solo, ha bisogno, ecco, della, come dice, cari figli. E mi ricordo una delle apparizioni, quando è stata particolare, che stavano ai propri primi tempi, dove si riempiva la chiesa di San Giacomo in Medjugorje, no? Di pellegrini, la pregavano, c'era Iacov ancora in chiesa e la Madonna appare straordinariamente, dice solo, cari figli, pregate insieme, cari figli, pregate insieme, poi scomparsa di nuovo per dire, no, quanto è importante la preghiera comunitaria, perché è forte, poi c'è naturalmente anche la preghiera personale, ma la preghiera comunitaria aiuta a portare la croce e trasformare, ecco, queste situazioni anche in una situazione bella. Allora, un'altra cosa, adesso dobbiamo fare un piccolo canticello, no, per il nostro caro Roberto, che oggi suono mastica, vero? Non se l'aspettava, però ringraziando il Signore anche per il dono di San Roberto, ecco, bell'arruino. E poi, volevo dirvi un'altra cosa, poi lo dirò dopo, facciamo questo canto adesso come preghiera, io dico sempre concludendo, questa preghiera del figlio prodigo, e poi un altro canto e basta. E, sì, infatti quello lì, proprio preghiamo per tanti che hanno questa situazione, che possano fare l'esperienza dell'amore di Gesù, l'abbraccio di Gesù, sentire l'abbraccio di Gesù che dona quella pace interiore. Gli auguri, Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, auguri di santità, Allora facciamo perché siamo una famiglia e qua dobbiamo formalizzare, allora nostro fratello, o c'è qualcun altro lì? Ah, vabbè, guarda, allora sei proprio nel mirino, però c'è stato anche, dov'è? Non c'è andato io. Comunque, ecco, concludendo, facciamo questo canto con fede, come dico sempre, anche specialmente per i giovani, che possano trovare il senso vero, no? Questo incontro, no? Capire la profondità, la bellezza della fede cristiana. Pensate, no? Tutte le cavolate, scusate, ma io le vedo così, no? Entrano le mode di altre religioni, di altre cose, ma sapete perché? Perché non conosciamo la nostra fede, no? Non conosciamo, c'è questa ignoranza, no? Della profondità, anche bellezza di vivere come cristiano. Però questo canto dice, no, vorremmo far tutto da solo. Chiediamo queste grazie che tanti giovani possano trovare questi cuori aperti che aiutano, danno un consiglio, stanno a fianco, no? Che è importante per camminare sulla via della salvezza come la Madonna desidera. Lasciai un giorno il mio pastore, avevo soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così ho corso forte per la via e nell'affanno sono caduto ed ho gridato al mondo intero che e stando solo.
troppo freddo senza te. E questo mondo di tempesta può salvarmi solo tu. E questo ghiaccio al mio cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti nascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei? Lasciai un giorno mio pastore, avevo sogni da comprare. Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vede. Gesù, io sono venuto qui da te, perché c'è un grande vuoto dentro di me. Fino al prodigo, potevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è, a mani vuote torno a te. Gesù, accettami così, ti prego abbracciami Gesù. C'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu. E questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù. Io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu? Facciamo